bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Buongiorno, una domanda a volo, ma è vero che quest'anno le pomodoro non ingrasciano? Non è che cresce, si stanno rovinando. Campagne di cocomeri rovinate, è un casino quest'anno. Peccava troppo caldo. Bravissimo. La terra è troppo secca. Quindi è un casino. Sì. O e finché si che trovano. No, sui banchi, è roba nostra oppure. Sempre roba locale. Vabbè, io locale ti parlo delle parti mie, 100 sì, buchi. 100 buchi, Valdaso e Dindone. Bravissimo, bravissimo. Valdaso e Dindone. La zona è quella. Quindi non si facciano i butti quest'anno. Ma vabbè, ci stanno quelle belle pronte. Non conta fare i butti, fa una giornata diversa. Non ah, tu ci passi la giornata in famiglia. Fa la pomodoro. Si può fare. Facciamo ostri ogni volta dove ti trovi, perché ecco, molte volte nel mercato però dove stai. Ma quello io lo dico all'inizio, facciamo l'ingresso insieme. Allora, buonasera signore e signori, oggi buonasera, siamo... Buongiorno. Ma questo va in onda alle 19.30, quindi da dici buonasera ti devi adeguare. Buonasera signore e signori e benvenuti a un'altra puntata di Dille Stellina. Oggi siamo a Giulianova. Giulianova, con l'amico nostro che ha comprato le. Niente, come mi sono fregato una bicocca. Ah, hai comprato e ti fregato una bicocca. Ciao Stellina, ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo al mercato di Giulianova, come ha detto l'amico nostro che si è fregato una bicocca. Vabbè, ma ci sta, il mercato si può provare. Le cose, vi ricordo i nostri appuntamenti martedì, mercoledì, giovedì e sabato 19.30 canale 16 Super G. Adesso andiamo dall'altra parte della strada che sta un personaggio losco, il poeta contadino. Adesso mo ci si mettono sotto perché è rosso, fermati, dobbiamo attraversare con la registrazione in atto. Ecco, andiamo. Ci fa calle sta sotto sta capanna? Ti sono visto là al coro, ti devo fare i complimenti ragazzi. Ma tu te ne inventi, tu sei peggio di me. Pensai che io ero peggio, niente. Ah, c'è la CDS, vai. Ma mi hai visto là li provo? Là li provo. Non ti sono visto? No, è su Facebook che ti sono visto. Non ci sono venuto, fare un calle, stellisti calzati. Ma c'è l'aria condizionata. Lo so, ma Farucal, ti gaffata, pure pecore. Ma pensa di ieri, io sto pensando di ieri, due pecore alle tichi, come le vitte, le tichi, due pecore. Due pecore alle tichi. Sì, sì. Tu che hai fatto? A guardare il montone e facevi, prima io. Sì, si stava accontento il montone. Io sono detto, ma chi sto calle? La tua regolata. Uno mi ha detto, no, ma io mi metto sotto all'ombra. Senti, ma qua si è sparsa la voce che quest'anno non si può fare le bottiglie di pomodoro, è la vera sta. Che ne nasce di pomodoro, non ci sta poca acqua, si sta. Io l'orto non ne faccio perché io non tengo le pomodoro, non tengo l'acqua, per cui non posso prendere l'acqua, io tengo l'acqua della Vitella d'Or, la sorgente che sta su vicino a noi, ne posso fare l'orto perché andrei a prendere quell'acqua che sarebbe utile per dissetare la gente. E io non posso, io l'orto. È giusto, no? Non è. Però ti rivolgi a Peppe qua vicino, questo gli dici, beh, mettimi da parte un quintale di pomodoro per le vende di lui, questo per là te le fa. Tu pensi che questo signore doveva per le piante, no? Si chiama Paride, ce le sono mandati io. Perché come ben sai, le piante di peperoncino, com'è? Ancora gambe. Ancora gambe. Ma poi noi lo sappiamo che per mangiare ci troviamo a cucina, no. Che per i tre cose. No, sa garantisco io e si vede. No, scusa. Sa garantisco io. Lo so, già abbiamo preso. Ma voi vi siete messi d'accordo per vestirvi stamattina? Cioè, vi siete telefonati. Siamo fatti una bella frittata, Due canarini. Due canarini, bravo. Dice, mo ci metta io e metta la maglia gialla, io pure.
Abbiamo deciso e fatto, che vuoi fare? Sta a posto? Sì, sì. Tu come stai? Tutto in breve. Questo muova, sì, perché sta in dieta. Mangia solo di citriole, capito? La dieta la cominciate voi, perché mi pare che... Cavate tante. No, cioè, vedi che ti comodi di qui. Iniziata, però si è fatta la buccia, cioè, per la fronte. Iniziata, iniziata, però mo che può fa? Per lui la inizia ogni lunedì la dieta, capito? Ti piace le cucocce? Faccio. Le cucocce. Se mangi, ci ne sbaglia. Insomma, cotti possibilmente. Cotte. Va bene, buona giornata, maestro. Ciao. Tornano sui banchi Pomodori San Marzano, ottimi per le bottiglie, per fare i bottiglie. Io che se ci faccio le bottiglie? Tro. Bellina. Che dici? Che ci pipi, pomodoro? No, no, un po' di pesca. Un po' di pesca? Albicocche. Ma quest'anno li fili, pomodoro? No, non credo. No? Ce l'ho, però sono tutti marci. Ah, e quindi non fili i bottiglie? Stavo fermo, i bottiglie non si fa quest'anno. No, oggi ci danno colpo basso proprio. Senza bottiglie. Si fa di pomodoro. Si fa. Che annata brutta. È bruttissimo. Condoglianze per i bottiglie. William! Sembra spasso! Poggio, che si sembra arredare fammela, me lo dica la sposa! Buona giornata. Sono messo i telefonini questi. Pronto, mi senti? Sì, pronto. 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 Ti sento al robottino. Io pure. Senti un po', ma si marrocca tu? Bella tosse, sì. Bella rossa sa marrocca. Senti un po', ma pomodoro da bottiglia, tu li dici? Quest'anno macello. Come mai? Ma che dice, ma per caso senti? E quindi? Fa troppo caldo, la pianta non lega. Quindi che c'è stato? Il problema del culo nero? Troppo caldo. Sono cambiate le temperature, che troppo caldo. Quindi non nasce il pomodoro. Non viene. Quindi la produzione ci sta, niente bottiglia, al calciere quella l'anno scorso. Ci sei a dare delle notizie terribili, come va? Sì, una volta l'olio, una volta l'oliva, una volta il pomodoro, così. Sì, ma mo siamo a filenne brutte. Allora, ve lo peggio. Questo è niente. Senti, ma come mai giri sempre a terra? Mo? Io? C'ho la ragazza a terra, ma Antonia. Antonia, ciao Antonia. Ciao, col cuore. Signora, ci capite? Non scappare. Noi la salutiamo, non riprendere la signora e singa. Ciao signora, ti vogliamo bene. Ciao. No. Come stai innanzitutto? Bene. Fa calda, però tu stai lo frasche, quindi va bene. Senti un po', una frega di gente qua sotto mi dice che quest'anno non si può fare i bottiglie di pomodoro. Però io dico che io vado che i pomodoro tu li dici. Dai, ci lamentavo. Poi mi lamentavo. E si va, guarda che bello il pomodoro. Guarda qua. Qua sotto mi dicevano poca acqua, la pianta non ingrascia, né leghe. Adesso ci sta andando bene. Tu li dici, insomma, se vuoi venire al mercato, ci diano i pomodori, si trova. Ci sta. Noi siamo di Casi di Trento. Casi di Trento, no, boh, comprensorio sempre comune Giulianova. La cena, Casi Trento è due passi da Giulianova. Va bene, grazie. Ciao. E quindi qua c'è la smentita, sto fatto dei pomodori. Senti, ma qua su ci hanno segnalato un problema pomodoro, lo era? Che è successo? Che ne ingresce, ci sta la siccità li sta a bruciare tutti quanti. Ma pure il citrone? La anza. Dobbiamo stare attenti, rischiamo le bottiglie quest'anno? Si rischia sì, la siccità purtroppo è un macello. Perché anche se ci sta l'acqua, però è troppo caldo. Non gli basta. Ne fa volumezzare, bravo. No. Giustamente, se tu non danneffi, non ti gonfi. Allora... Se ne mangi, mi sgonfi. Che a me non mi ci serve. Allora, invece, sta allungamento oggi. L'allungamento ve lo dovete dire voi. L'altra volta dicemmo che non era buono. Ma sono cambiate un po' le cose oppure? Da giovedì prossimo facciamo una fila sola. Una fila sola? Come hanno detto. Quindi da una parte sola, per stare più larghi? Più larghi e lasciare anche il mezzo alle spalle, che è più comodo per scaricare e caricare. Anche se tu te ne vuoi andare alle 10, c'hai lo spazio per andartene, invece adesso da qua non puoi uscire.
Quindi diciamo che da giovedì prossimo il mercato, diciamo, o destra o sinistra, ma non lo sappiamo. Quindi già deciso, tutto sulla destra sarà più lungo per permettere a tutti di uscire, di entrare con i mezzi, che è più semplice per voi per lo scarico e il carico della merce. Beh, vabbè, già una piccola conquista è stata fatta. Certo. Bassetta alla volta si va avanti. Piano piano, diciamo, senza esagerare. Non si deve troppo dopo. Tenarvi? Sì, è ora. Ma fa pure un caldo, fa? Io lo so che stavate a parlare voi, mi dici. Da giovedì prossimo si va tutti su una fila. Sì, ma infatti ho detto, allora rimangono qua, noi di là andiamo più su. Più problema su? Sta? Allunghiare il mercato, andrà la gente a camminare. Non c'è meglio. Senza litigare, cioè, no, io proprio... sta più largo. Addirittura avete il furgone dietro. Perfetto. Se ve ne volete andare, ve ne andate. Così. Sono tutti più liberi e più sereni. Così, è vero. Ma funziona questo allungamento o no? Perché... Penso di sì. Speriamo, almeno ci fa avere il furgone. Beh, invece devi da scaricare, al caricare. Sapete come, insomma, potete fare un po' più liberamente. Vento, vero, vero, vero. Va bene. Va bene. Buona giornata. Anche a voi. Ciao, 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 ciao. Eh beh. Un matto a tenere il furgone alle spalle. Ma ti addormi, San Gino, a sta casciata, compà. Che dici? Tutto bene. Come stai, amico mio? Bene, bene, che mi racconti? Che si dice? Quindi dalla settimana prossima tutti su una fila. Buono. Lo sai, sta sì, cosa? Sì, col furgone dietro. Dietro. Eh beh. È buono. Almeno se te ne vuoi andare, te ne vai. No, ma è buono, tanto la gente qui cammina, ti viene a trovare comunque. Io ho stima nel popolo, nella cittadinanza di Giulianova. Però, guarda, è una bomboniera, che scherzo. Hai capito, ti metti di qua, ci sta più gente, di là, giustamente, poi però, ci passano... Senti un po', dalle zone vostre, ci c'è il problema dei pomodori? No, siccità, il problema siccità. Sì, siccità. Diciamo per annacquare le piante. È un macello, un sacco di gente sta creando nuovi pozzi. Ah. Ma la falda sotto è vuota. Quindi ci sono anche... difficile reperire l'acqua, mi sì, dicendo. Sì. Ma non so se mi sa che una conduttura era partiva dal Molise, arrivava in Puglia, o direttamente dall'Abruzzo scendeva in Puglia. Ma non lo so. È una cosa del genere, ma non diciamo fesserie, ridiamo, non lo sappiamo, ci sta mai zitto. Però il problema è danno a quale piante ci sta. Ci sta ed è pure serio. Vabbè, è serio. Pomodori infatti non ne porti. No. Non ne porto perché a me è più sulla, diciamo, coltivazione di peschito. Vabbè. Ragazzi, buon lavoro, buona giornata. Ciao. Totò, che dici? Come stai? Tutto bene? Cangio, sono bici. E perché? Per lo gallo? Sì, da 92 anni. Lo sacci che è l'età, 92 anni. Sì, da un po'. Ma li fillacciano ancora? Li fillacciano, già vedo, e dici per sa che vuole fillacciare. Già vedo, speriamo. Quella di già vedo sicuro. Tondo il cuore, mi ricordo. E i burri voi? La settimana prossima? Già vedo c'è per quasi la stessa. Ma sono quelle di nero oppure no, lì nero c'è tempo ancora. Lì nero fornò poco tempo fa. Ah, lì nero fornò il primo, lì secondo, quello per i primi d'agosto. Vabbè, lì bianco, allora possiamo fare un po' in attesa dei villaggiari. Ma tutto qui, non è tu. Tutto io che per perché lo so che ce l'hai di qualità. Va bene. Comunque eccoci dire la riatto, belle poste. Belle poste, sì. Buon lavoro. Ciao, ciao amico mio. 92 anni, ancora fa il mercato. La senti l'aria? La senti? Dottor, buongiorno. Vedo che c'hai delle belle pomodore. Ma è vero che ci sta il problema dell'acqua? Fino adesso no, però se segue così ci sarà. Quindi mi si dice che ci c'è il rischio di non poter fare le bottiglie. Si sta a rovinare, 40 gradi, non regge. Pure lì citrone si sta seccando. I cocomeri no, perché non ce l'ho, non lo so, però roba di pomodoro, roba di peperoni, c'è il rischio che si rovina. Ciao Loredana! E che segue? Buongiorno. Tutto a posto, sì, quando c'è certe belle pomodori. Si vede quando è bella, ma la quando è buona. La bistecca del contadino, passa il signore. E quest'anno le vere bottiglie, signore? No,
No. Insomma, dici con sto calla, ce ne sta ma no, no, ma che cavolo. I pomodori, qualcuno in congelatore, il resto si comprano le bottiglie. Mannaggia, se da male, i bottiglie se da male, queste si devono fare. Si devono fare le bottiglie, li buttitano da fare. Le conserve, come li chiamano? Si fa chiù le conserve, ma com'è possibile? Io ci passa. Si da fare i bottiglie, la gente non va chiù le bottiglie, com'è possibile? Eh? La gente non va chiù le bottiglie. Perché te li soldi te? Tu dici, va là, compra. Compra, e sta a posto. Più facile. Ma chiù sempre. Mannaggia, che peccato, che peccato. Ci stava il problema dell'acqua, un culo come di una pomodora arrapata qua. Eh? Inciampate. Inciampato, vabbè. Maestro, vi lasciamo lavorare che qua si fa la ricarica.